Ecosostenibilità, efficienza energetica, ma anche imprenditore artista in un modello di rinascimento imprenditoriale. Si è parlato anche di questo negli workshop organizzati dai giovani imprenditori nel corso del convegno di Santa Margherita Ligure. Sicuramente è emerso che bisogna consumare, non tanto consumare meno, ma imparare a consumare meglio. Quindi iniziare col capire che le buone pratiche ambientali sono quelle che ci porteranno da in qualche posto corretto, proprio perché l'ambiente non è qualcosa di esterno a noi stessi, ma noi stessi siamo il nostro ambiente. Quindi di conseguenza dobbiamo assolutamente accudirlo come se fosse un piccolo bambino. Abbiamo parlato di titoli di efficienza energetica, di incentivi e anche della nuova bozza che sta circolando sul nuovo decreto ministeriale per le energie pulite, il quale purtroppo ancora una volta penalizza troppo tutte le imprese che ormai hanno fatto di questo tipo di settore il loro mestiere da anni, e tra l'altro un tipo di settore che non solo ha dato a centinaia di migliaia di posti di lavoro, ma che potrebbe darne molto di più, anche perché la green economy ha una possibilità di creare posti di lavoro veramente molto elevata. Pertanto dobbiamo assolutamente cercare di capire quali sono le buone pratiche ambientali, metterle in opera, sperando di poter avere delle istituzioni che siano consapevoli della bontà di questi tipi di impianti e che li incentivino a seconda della differenza degli impianti, proprio perché da un punto di vista tecnico le energie pulite, le energie rinnovabili non sono tutte uguali, ma anzi al loro interno hanno delle differenze veramente enormi, per cui i legislatori che firmeranno, che faranno uscire questa nuova bozza, questo nuovo decreto ministeriale, dovranno a mio avviso tenere conto delle grandi differenze che ci sono all'interno delle energie pulite, ovvero valorizzare molto di più quelle che sono le energie verdi di filiera, quindi il biogas da discarica e le zooagrobiomasse a ciclo chiuso, che non solo fanno energia pulita ma fanno una bonifica prima, sono nettamente migliori rispetto alle energie naturali, sole, vento, idroelettrico e geotermia, che fanno semplicemente un kilowatt verde. Ben venga, ma le altre due dovrebbero essere incentivate maggiormente. Il fatto che come nel Rinascimento è cambiato tutto, è cambiato il paradigma di base, è cambiato la cosa, è cambiato il mondo, così oggi sta cambiando tutto. Quindi abbiamo usato una metafora per far capire alle persone che nel momento oggi stiamo evolvendo. Il cambio del paradigma non è una cosa che ci deve mettere paura, anzi è una cosa che ci deve stimolare. Probabilmente la prima volta che è stata vista la Cappella Sistina qualcuno si è impaurito della grandezza e della magnificenza della Cappella Sistina, però è un'opera d'arte. La prima volta che magari qualcuno vede l'innovazione nel nostro mondo uno si impaurisce, però è qualcosa che cambierà il sistema e cambierà il mondo. Quindi la metafora è fondamentalmente creata per far riflettere gli imprenditori, ma i manager in azienda, su cosa sta cambiando, dove stiamo andando, e rileggendo il passato capire che molte delle dimensioni del passato in realtà ci stanno già indicando il futuro, e il futuro già lo stiamo agendo. Come imprenditori quindi penso che era particolarmente stimolante metterla su questo piano. La bellezza la definiamo in termini di creazione, in termini di creare un valore che è capace di cambiare il sistema in cui è inserito. Quindi una cosa bella è un qualcosa che crea un valore in più per il sistema di riferimento. Quindi su questa è la missione aziendale, cioè l'azienda nasce, vive, prospera nel momento in cui riesce a essere connessa col proprio sistema e dare quell'in più. L'opera d'arte è l'idea in più, il valore in più, è il valore che il cliente percepisce nel momento in cui usufruisce del servizio di quell'azienda. Quindi l'imprenditore è un creatore di bellezza. L'imprenditore è l'estrema figura di artista in termini economici, però fondamentalmente è un maestro economico. Senza l'imprenditore non avremmo la finanza, senza l'imprenditoria non avremmo le aziende, senza l'imprenditoria non avremmo tutto quello che abbiamo. Quindi in realtà è artefice primo della bellezza. Quindi in questo senso la bellezza non è estetica, la bellezza non è intesa in termini canoni estetici, è intesa in termini di valoriale, valore di positività e di, come posso dire, costruzione. Costruire è bello.